Buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Questo pomeriggio parleremo di migrazioni nell'ambito dell'iniziativa I parchi a casa tua. E vi ricordo che questa diretta sta andando su Facebook di Parchi Lazio, ma la potrete vedere anche alla fine della registrazione. Potete inviare commenti, domande su Facebook, ma anche all'email iparchiacasatua@regionelazio.it. Come ho detto, io sono Fabrizio Petrassi, un naturalista che lavora per i parchi della Regione Lazio e oggi vi accompagno in questo viaggio, come dice il titolo, Senza confini, alla scoperta del mondo delle migrazioni. E questa iniziativa è all'interno di una serie di altre iniziative in occasione della giornata mondiale per gli uccelli migratori. E il 5 maggio vi è stata una visita virtuale nella riserva di Macchiatonda con il guardiaparco Sergio Muratore e Ernesto Monaco. E domani invece ci sarà un evento speciale per le scuole con un collegamento dalla stazione di inanellamento del parco Riviera d'Ulisse con Fabio Giannetti e Nicola Marrone. Quindi queste tre iniziative proprio per celebrare la giornata mondiale degli uccelli migratori. Ma oggi non parleremo solo di uccelli. Eccoci qui. Quindi abbiamo intitolato questa chiacchierata sulle migrazioni, appunto il viaggio senza confini, la migrazione degli uccelli e non solo. E potremmo partire da una definizione classica della migrazione. Se uno andasse a cercare sulla Treccani, su Wikipedia o in qualunque altra, diciamo, enciclopedia, per migrazione si intende uno spostamento con alcune caratteristiche di animali. Generalmente è periodico, è regolare, generalmente è stagionale, si ripete con le stagioni e lungo rotte ben definite. Ma questa è una definizione che chiaramente sta stretta alle cose, diciamo, naturali. E quindi andremo a vedere in vari gruppi animali come questa migrazione poi si declina. Partirei proprio dal gruppo animale a cui generalmente associamo le migrazioni. Gli uccelli. E cosa ci dici appunto delle migrazioni degli uccelli, Stefano? Beh, direi quello che posso nel tempo che abbiamo e con le capacità che ho, ma comunque, dunque, sapete che tutti quanti gli uccelli migratori devono soprattutto affrontare un grosso problema, cioè il rischioso viaggio che fanno e lo sanno fronteggiare soltanto grazie alla loro capacità di orientamento e di navigazione nello spazio. La maggioranza degli uccelli effettua il viaggio di migrazione durante la notte. Così evita di perdere acqua e evita anche i predatori, che non è male. Altri invece sfruttano l'intera giornata, cioè il dì soprattutto, per sfruttare le correnti termiche. Possono in questo modo, diciamo, utilizzare queste correnti ascensionali per diminuire il loro apporto di energia. E vedete qua c'è raffigurato uno stormo di cicogne, è stato ripreso in Egitto, nella valle del Nilo. Erano in migrazione durante la primavera, si stavano dirigendo probabilmente verso la penisola del Sinai. Loro rifuggono, diciamo, ampi bracci di mare. Avranno probabilmente sorvolato la costa del Medio Oriente, il Libano, posto molto pericoloso per gli uccelli, e poi saranno andati sicuramente passando per lo stretto del Bosforo verso le loro aree di riproduzione dell'Europa orientale o in Russia. Può andare alla prossima, Fabrizio. Eccole qui le 8 principali rotte di migrazione nel mondo. Abbracciano tutta quanta la Terra e tutti quanti i continenti. E le migrazioni coinvolgono oltre 2.000 uccelli migratori dei 10.000 presenti. Cioè significa centinaia di milioni di individui che durante le stagioni primaverili ed autunnali si muovono sulla faccia della Terra. Guardate, le rotte che si vedono, ovviamente sono una semplificazione per, diciamo, soprattutto a fini gestionali e prodotte da BirdLife International. Fanno vedere che
Ci sono sistemi di migrazione tra il Nord America e il Sud America, tra l'Europa e Asia e l'Africa, tra il Centro Asia e la penisola indiana e poi l'estremo oriente con tutte quante le isole della Sonda fino a toccare l'Australia. La nostra rotta di migrazione è quella che si vede, non so se si vede bene, ma comunque quella al centro, cioè quella linea tratteggiata in verde chiaro. Vedete, abbraccia buona parte dell'Africa, tutto quanto il bacino del Mediterraneo e del Mar Nero, da cui prende il nome ovviamente. Si protende verso la dorsale dei monti russi fino ad arrivare nei bassopiani siberiani occidentali. Allora, vediamo come migrano questi uccelli. Abbiamo pochissimi minuti, quindi ne vedremo alcuni di esempio. Ecco, questi che vediamo in volo migrano come le cicogne, sono dei falchi vecchiaioli, una rapace di medie dimensioni, di circa 1,5 metri di apertura alare. Si alimenta non è un grande predatore, insomma, prende insetti, piccoli mammiferi, qualche anfibio. Anche lui disdegna il mare aperto, deve utilizzare le correnti termiche e quindi si muove di giorno e fa un po' come fa la cicogna e segue più o meno le stesse rotte. Anzi, fa anche di più. Vediamo nella diapositiva successiva. Vedete? Fa anche delle rotte diverse durante la migrazione primaverile, che viene indicata in rosso, e in quella autunnale, che è indicata in giallo. Sono tre individui di falchi vecchiaiolo a cui è stata messa una trasmittente satellitare, e queste li hanno seguiti nel corso di un intero anno. Tra l'altro, in questo studio c'è stato anche, ha prodotto anche tra gli autori un nostro collega Michele Panuccio, scomparso l'altro anno, e che voglio ricordare in questo caso. Vedete, la migrazione primaverile è diretta, cioè i falchi vecchiaioli si devono sbrigare e arrivare nei territori di nidificazione, ma devono evitare i bracci molto estesi di mare. Canale di Sicilia, quindi attraversano velocemente il Sahara, Canale di Sicilia, Stretto di Messina, Otranto e poi su verso l'Austria, verso l'Ungheria. A ritorno hanno sicuramente più tempo, possono scendere gradualmente verso la Francia meridionale, la penisola spagnola, lo Stretto di Gibilterra e poi sul lato occidentale del continente africano. E fino ad arrivare nel Golfo di Guinea. Vediamo anche altri casi, altri esempi, ma cosa fanno i piccoli uccelli? Beh, intanto vanno a volo battuto, quindi per loro le correnti ascensionali servono poco, però servono i venti di coda che li possono sospingere durante le migrazioni primaverili e durante quelle autunnali. Questa è una rondine, cioè il migratore per eccellenza, è un migratore di lungo raggio, raggiunge, se vedete in questo piccolo cartogramma che sta sulla destra, i territori dell'Africa del Sud, anzi, le popolazioni della Gran Bretagna raggiungono i territori dell'Africa del Sud. Ma come fanno? Beh, insomma, volano intanto a bassa quota e non vanno molto veloci, 40-50 km l'ora, non di più al massimo. Generalmente il volo di crociera è a 30 km l'ora. Si devono anche sbrigare, però hanno un problema. Hanno un carburante che è limitato, è il grasso che si portano appresso. Quindi dopo 300 km si devono fermare, rifocillare, riaumentare il grasso e poi ripartire. In 10-20 giorni arrivano fino in Sudafrica. Le nostre invece sono leggermente più pigre, le nostre rondini, cioè quelle che si riproducono da noi e nel bacino del Mediterraneo, non superano l'equatore, ma si fermano, quindi sono transahariane, quindi superano il deserto del Sahara, con mille difficoltà ovviamente, e poi si fermano nel Golfo di Guinea. Durante l'inverno formano, e lo hanno scoperto recentemente i ricercatori dell'ISPRA, nell'ambito di questo progetto Piccole Isole e nel progetto Euring sulla rondine, progetto europeo. Formano degli stormi, dei dormitori di alcune centinaia di migliaia di individui che dormono nei canneti o in quelle che sono le canne degli elefanti, delle alte erbe.
Vediamo, cioè qui stiamo all'interno di un migratore che non fa lunghissime distanze. Quasi tutte le anatre sono dei migratori di medio raggio, quindi provengono da noi, svernano per lo più, quindi passano gli inverni, provengono dall'Europa centro-orientale, dagli stati baltici, dai Paesi Bassi. È differente lo stimolo per migrare rispetto ai piccoli uccelli. I piccoli uccelli ce l'hanno quasi innato con il loro orologio biologico, misurano la lunghezza del giorno, a un certo punto, quando diminuisce troppo o diventa troppo lungo, scatta il meccanismo della migrazione. Loro no, loro fanno riferimento soprattutto all'evolversi delle condizioni climatiche, le anatre. Le acque si ghiacciano, si rendono disponibili meno cibo nell'intorno. Le anatre partono, vengono verso il bacino del Mediterraneo, ma che cosa occupano? Occupano i grandi delta dei fiumi, l'Ebro, il Po, il Rodano, l'Evros in Grecia, le lagune spagnole, le lagune anche nostre del centro Italia, quelle del Circeo. Vediamo dove sono queste zone umide, anche per vedere come facciamo a osservare queste specie. Beh, questa cartina ci dà uno sguardo di quello che succede nel Lazio. Nel Lazio ci sono circa 40 zone umide discretamente importanti, alcune molto molto importanti, le lagune delle costiere del Circeo, quel numero piccolino che si vede, forse 36 o 37, comunque laggiù sotto al promontorio e sopra il 32 anche. E poi ci sono i laghi vulcanici, i grandi laghi vulcanici, da nord Bolsena, Vico, Bracciano, le saline di Tarquinia, i laghi interni, i laghi reatini, i laghi di Posta Fibreno, tratti di fiume come il Tevere Farfa, tutte aree che sono protette o inserite all'interno del sistema delle aree protette della regione Lazio, cioè quindi i parchi e le riserve, oppure all'interno della rete europea Natura 2000. Bene, questa è l'ultima immagine. Mi piace ricordare soprattutto l'opportunità che abbiamo nella nostra regione. La nostra regione offre nel panorama nazionale una cosa peculiare, unica, un museo delle migrazioni. Questo museo sta a Ventotene, nelle isole Bronziane. Queste piccole isole sono attraversate ogni anno da migliaia di migratori che li utilizzano come stazione di sosta per rifocillarsi, così come fanno le rondini, come abbiamo descritto prima. Mangiano tanto nettare dei fiori durante la primavera e tante bacche in autunno quando devono tornare, ovviamente. Quindi sono un luogo, queste isole, privilegiato per lo studio delle migrazioni. Quindi dove meglio mettere un museo? Bene, sì. E questi ragazzi che cosa fanno, questi bambini? Mi piace pensare, stanno intanto in questa terrazza sul museo e immagino così. Così a occhio che stiano disegnando, diciamo, i loro beniamini, gli uccelli migratori. Fabrizio, io ho finito, Grazie mi ripasso la Stefano, parola. grazie Stefano, Grazie. interessantissimo. Chiaramente ogni slide, ogni immagine, immagino che te potresti parlare tantissimo perché gli input, le ispirazioni sarebbero tantissime. Direi adesso di passare a un altro gruppo animale, rimaniamo in aria in un certo senso perché rimaniamo nell'ambito di animali che volano, che si spostano volando. E andiamo verso animali che forse pochi pen potrebbero pensare che possano coprire migliaia, centinaia, migliaia di chilometri volando. Di cosa stiamo parlando, Emanuela? Buonasera a tutti, grazie Fabrizio. Stiamo parlando di farfalle e cercheremo di dimostrare che non sono poi così esili e così fragili come sembrano. Partiamo dal concetto di migrazione. Abbiamo detto che corrisponde a degli spostamenti periodici, generalmente stagionali, di animali che si spostano da una zona in cui si riproducono verso una zona in cui soggiornano per la parte rimanente del loro ciclo vitale. Questa definizione si adatta bene ai vertebrati, ma meno bene agli invertebrati,
perché il ciclo vitale, per esempio, di una farfalla è molto più breve rispetto a quello di un vertebrato e quindi generalmente non sono gli stessi individui che riescono a compiere il viaggio di andata e il viaggio di ritorno. Per spiegare questo concetto parliamo innanzitutto della, diciamo, la farfalla simbolo delle migrazioni, che è la farfalla monarca, appartiene alla famiglia dei ninfalidi e vive in Nord America. Il suo ciclo vitale è strettamente legato a delle piante nutrici dei bruchi che appartengono al genere Asclepias, che è un genere non presente in Europa, ma si trova principalmente appunto negli Stati Uniti e nel continente africano. Queste farfalle durante l'autunno partono dal nord degli Stati Uniti al confine con il Canada e si spostano verso quelle che vengono definite le aree di svernamento, che si trovano in Messico, in Florida e in California. Compiono viaggi molto lunghi, arrivano fino a percorrere 8.000 chilometri e quindi quando arrivano nei quartieri di svernamento si riposano, cioè vanno incontro ad un fenomeno che si chiama ibernazione, diciamo rallentano le loro funzioni vitali, si riuniscono in gruppi numerosissimi, milioni di farfalle e si adagiano sulle foglie degli alberi. Tanto perché pensate che sono meta di vere e proprie escursioni naturalistiche da parte dei turisti. Diciamo, non appena la stagione migliora e quindi arriva la primavera, queste farfalle si risvegliano dal loro torpore e cominciano a intraprendere un viaggio verso nord. Non appena trovano le piante nutrici fiorite, depongono le uova, nascono i bruchi che vanno incontro a metamorfosi e gli individui adulti riprendono il viaggio, cioè continuano il viaggio verso nord. Questo ciclo si ripete fino a 4 generazioni ed è appunto l'ultima generazione, la quarta, quella che torna al confine tra Stati Uniti e Canada per trascorrere l'estate in questo luogo. È molto interessante il fatto che praticamente prima abbiamo visto gli uccelli che compiono queste migrazioni, diciamo, quasi dal circolo polare antartico a quello artico in una sola, diciamo, lungo l'arco di una vita, e invece qua c'è una migrazione a generazione. Ogni generazione fa un pezzetto di strada. Ma abbiamo anche esempi, diciamo, più vicini a noi di migrazioni di farfalle che migrano. Sì, infatti se mandi avanti vi faccio vedere la seconda diapositiva. Bisogna dire però che diciamo, gli studi che vengono condotti in Europa sono meno all'avanguardia rispetto a quelli fatti negli Stati Uniti. Questa farfalla infatti ancora attualmente diciamo, è oggetto di studio. Allora, intanto si chiama farfalla vulcano, il nome scientifico è Vanessa Atalanta. È una farfalla ampiamente distribuita nel continente euro-asiatico, ma vive anche in Nord America. E diciamo, i suoi bruchi sono legati alle ortiche e alle parietarie. Sarà capitato diciamo, di vedere questa farfalla anche in volo durante l'inverno. Lei infatti diciamo, passa il periodo invernale nei paesi europei che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, quindi sverna nei paesi del Mediterraneo. E però, diciamo, durante le giornate assolate, gli individui adulti che normalmente si nascondono appunto nelle fessure delle rocce, nelle cantine o anche sotto le cataste di legna, se fa una bella giornata di caldo e magari in regioni vicine al mare, planiziaie, si possono risvegliare e vanno alla ricerca di cibo, perché appunto gli adulti non assuggono solo il nettare dei fiori, ma riescono a mangiare anche la frutta molto matura e addirittura, pensate, gli escrementi dei vertebrati. Allora, questa specie, abbiamo detto, trascorre l'inverno nei paesi del Mediterraneo
ma diciamo, riesce a produrre una generazione autunnale. Perché le ortiche ancora nei primi mesi autunnali sono ancora verdi nei paesi del Mediterraneo. Questa generazione autunnale in primavera sarà quella che partirà per andare a passare l'estate diciamo in Nord Europa e raggiunge fino alla penisola scandinava. Successivamente in autunno viene compiuto il viaggio di ritorno. Allora, diciamo, la caratteristica di questa farfalla è che i voli migratori che si svolgono in autunno sono molto più numerosi, sono compiuti da un numero molto maggiore di insetti rispetto a quelli che vengono effettuati in primavera. Inoltre non si sa bene, diciamo, se effettivamente migrino in piccoli gruppi. Oppure singolarmente, e dobbiamo dire anche che non è una forte volatrice, in quanto raggiunge al massimo i 20 km orari. Ok, se passiamo invece alla diapositiva successiva, vi faccio vedere invece questo che è un'altra farfalla, sempre appartenente alla stessa famiglia delle due precedenti, però è un fortissimo volatore. Allora, si chiama Vanessa del Cardo e ha una specie cosmopolita, quindi si trova in tutti i continenti ad esclusione della America meridionale e le sue larve mangiano diverse specie di piante, sia i cardi ma anche la borragine e anche le piante della malva. Questa farfalla diciamo, è stata oggetto di studio da parte di università del Centro Europa perché appunto nei paesi centroeuropei apparivano grosse quantità, grossi numeri di queste farfalle durante il periodo estivo e poi scomparivano tutte insieme. Per cui i ricercatori si sono chiesti che fine facessero e utilizzando, pensate, delle apparecchiature radar sono riusciti a scoprire che questa farfalla vola in gruppi molto numerosi a circa 500 metri di altezza dal suolo e raggiunge velocità di circa 45 km orari, quindi diciamo non ha nulla da invidiare agli uccelli. Diciamo appunto la sua permanenza in Europa inizia dalla primavera, diciamo partono dal Nord Africa individui che arrivano nel mese di aprile nei paesi del bacino del Mediterraneo e qui compiono una prima generazione, cioè nascono i nuovi nati, che sono poi quelli che partono verso nord. E diciamo, raggiungono latitudini molto elevate. Pensate che alcuni addirittura raggiungono l'Islanda. Alla fine dell'estate, poi, diciamo, si ha la migrazione in senso contrario. Alcune puntano direttamente verso l'Africa equatoriale, altre invece, diciamo, fanno una sosta nei paesi del bacino del Mediterraneo, dove si riproducono un'altra volta. I numeri di questa farfalla sono impressionanti. Considerate che riescono a percorrere come diciamo, percorso massimo circa 15.000 km, quindi raddoppiano il percorso effettuato dalla farfalla monarca e compiono questo viaggio di ritorno dall'Islanda all'Africa equatoriale in ben 6 generazioni. Bene, questo Grazie Emanuela, penso che sia. spero di Penso aver sfatato la leggenda che le farfalle sono proprio di sì. Dopo questa chiacchierata, penso che guarderemo le farfalle con un altro occhio. E, poi magari parleremo dopo anche dell'importanza dei cittadini nel seguire queste farfalle, no? Sappiamo che con la citizen science, anche facendo le foto a queste farfalle, magari.
spedendole a dei ricercatori, possiamo un po' aiutare i ricercatori a seguire queste farfalle nei loro viaggi, che sono ancora in parte misteriosi. E passando, diciamo, dagli organismi così, abbiamo detto esili e fragili come sembrano, ma non sono, a un po' invece dei giganti, giganti del mare. E chiamerei a questo punto Luca Marini che ci racconti di questi giganti del mare. Sì, buonasera a tutti. Allora, è strano dirsi, ma questi animali che sono così grandi, così importanti, così iconici, no? Sono anche animali dei quali si fa effettivamente si sa abbastanza poco. Soprattutto per le migrazioni si sa poco, perché non sono mai stati studiati a fondo se non negli ultimi anni, per quanto i cacciatori di capodogli avevano già redatto nell'Ottocento dei diari molto importanti e molto completi sulle mappe delle migrazioni. Ho voluto cominciare con questa immagine, che è quella delle orche famose, perché sono quelle più recenti, quelle che sono state avvistate a Genova e che sono state seguite poi fino al loro viaggio fino al Libano, poi se ne sono perse le tracce in realtà questa non è una migrazione, è stata raccontata come migrazione, ma in realtà questi sono animali che, pur arrivando da posti lontanissimi, perché addirittura questo era un branco che era stato segnalato come locale in Islanda, dove fanno effettivamente delle piccole migrazioni tra le coste islandesi e quelle norvegesi, si era semplicemente perduto. Questo era un gruppo che ha inseguito delle prede, molto probabilmente, e è entrata dentro questo bottiglione che è il Mediterraneo, non sono più riusciti a uscire. Ma come si fa a seguire questi animali? Perché non è che sono come gli uccelli a cui si può mettere un anellino, no? Sono impicciosi, sono animali molto grandi. Qui parliamo di megattere, che sono animali balene grosse, lunghe fino a 12, 15, 18 metri, per non parlare delle balenottere che vedremo dopo, che arrivano anche a 30 metri di lunghezza. E allora si usano le loro caratteristiche fisiche personali. In questo caso vedete quattro code di megattere e sono completamente diverse l'una dall'altra, sia per la colorazione che per la forma. Beh, i ricercatori hanno costituito dei veri e propri registri planetari delle fotografie raccolte su questi animali e quindi riescono a capire dove vanno, dove si spostano ogni volta che vengono rifotografati. Vediamo quella successiva. Non solo caratteristiche morfologiche o cromatiche proprie dell'animale, ma anche per esempio delle cicatrici. Questi animali hanno delle disavventure nella loro vita e gli restano impresse sulla pelle, quindi ci sono code sbocconcellate o grosse cicatrici che rimangono per tantissimo tempo, e questo vale anche per gli animali più piccoli come i torsioni, i delfini, e questo anche permette di identificare questi animali su lunghi periodi. Vediamone ancora un'altra. Qui, per tornare un attimo alle orche, ho voluto mettere questa immagine perché vi fa vedere un elenco di macchie dietro la pinna dorsale, che come vedete sono tutte diverse una dall'altra. E sulla base di queste macchie si riesce a capire non solo dove vanno questi animali, ma con chi vanno, e quindi si riescono a tirare fuori degli alberi genealogici e delle strutture dei branchi come quelle individuate sotto, vedete, sono riportate, dove si vede il capobranco, le femmine, i piccoli, eccetera, eccetera, e vengono seguiti su più generazioni. Andiamo ancora avanti, questi sono animali che vivono tranquillamente 40, 50, 70, 80 anni a seconda della specie. L'ultimo tentativo che è stato fatto, che viene fatto tuttora, è quello di applicare a questi grandi animali, qui è una balena franca, dei satellitari, dei tracciatori satellitari che vengono attaccati sull'animale con vari sistemi, con ventose, con piccoli uncini che non fanno male, ma insomma. Il problema è che attaccare un anellino a un uccello non è complicatissimo, attaccare una radiolina sul dorso di una balena è tutt'altra storia. E quindi purtroppo questo tipo di tecnologia non viene ancora seguito tantissimo, anche perché ci sono problemi poi di batterie che si consumano, e considerate anche che questi sono animali che si immergono a profondità altissime, e quindi anche la pressione poi tende a collassare, a far collassare questi strumenti. Vediamo un attimo, parliamo un paio di specie nostrane, anche essenzialmente di una, della balenottera comune. La balenottera comune è la specie più grande del Mediterraneo e la seconda più grande al mondo dopo la balenottera azzurra. Ebbene, questa specie, che è così visibile perché stiamo parlando di animali così grossi, non aveva ancora delle linee di migrazione
conosciute almeno all'interno del Mediterraneo, soprattutto perché dentro il Mediterraneo non è mai stata cacciata e quindi i cacciatori non ne sapevano nulla. Vediamo un caso però prima di parlare del Mediterraneo di quest'altra specie che è una megattera che ha delle popolazioni, un tipo di migrazione molto interessante. Vedete nelle zone blu sono segnati i terreni alimentari, i territori alimentari, mentre in rosa vedete segnati i territori riproduttivi. Ora esistono due popolazioni, una dell'emisfero settentrionale e una dell'emisfero meridionale. Entrambe migrano ed entrambe per gli stessi motivi, cioè si vanno a riprodurre nelle zone più fredde e ad alimentarsi nelle zone, a riprodursi nelle zone più temperate. Ma che succede? Che siccome le stagioni sono inverse nei due emisferi, cioè quando a nord è estate, a sud è inverno e viceversa, le due popolazioni in pratica non si incontrano mai. Perché quando quelle dell'emisfero settentrionale sono a nord, sono nell'estremo nord anche quelle dell'emisfero settentrionale. Ci sono alcuni individui sicuramente sia di questa specie che per esempio dei capodogli che passano da un emisfero all'altro, ma parliamo comunque di casi, non dico isolati, ma comunque che non fanno statistica. Quindi diciamo c'è una specie di isolamento dovuto anche proprio all'alternarsi delle stagioni. Venendo invece al nostro bacino, vi avevo accennato al fatto che le balenottere almeno fino a 15 anni fa avevano delle caratteristiche di migrazioni assolutamente sconosciute, ovvero si credeva addirittura che le balenottere nel Mediterraneo non ci fossero, o comunque fossero pochi individui che entravano da Gibilterra, arrivavano nel Mar Ligure, mangiavano e poi riuscivano. E questo perché proprio non erano mai state cacciate, non erano mai state studiate a fondo. Beh, negli anni, a partire dalla fine degli anni 80 e continuare negli anni 90, con una ricerca che continua ancora oggi con ricercatori che arrivano tutti quanti dalla stessa scuola, si è invece scoperto che mentre in estate c'è un grosso gruppo di balenottere che risiede e va a mangiare nel Mar Ligure, dove ora è stato appunto tra l'altro istituito da ormai 10-15 anni il santuario dei cetacei, il Pelagos, cosiddetto Pelagos, nelle stagioni successive, per esempio in autunno, migrano in gran parte verso sud e si vanno a disporre lungo le coste nordafricane, dove rimangono per tutto l'inverno. Alcuni gruppi se ne vanno anche in Oceano Atlantico e viceversa, alcuni gruppi entrano dall'Oceano Atlantico, ma anche qui stiamo parlando di minoranze. Tra l'altro si è visto che il pool genetico delle balenottere del Mediterraneo è completamente diverso da quelle dell'Atlantico. Ho messo lì proprio al centro dello schermo, vedete quel punto un po' più scuro con un bordino rosso, perché quello è Lampedusa, attorno alla quale nei periodi di febbraio-marzo le balenottere si concentrano quasi sempre per mangiare e voi dalla riva potete vedere questi animali enormi che mangiano gamberetti. Dove possiamo vedere questi animali con una discreta facilità e quando? Beh, sembra impossibile, ma in realtà basta prendere il traghetto per la Sardegna, purtroppo non in questi giorni, e vedere in primavera, esattamente tra fine marzo e fine maggio, anche primi di giugno, e vedere le balenottere che sono in migrazione verso nord. Se fate attenzione, siete neanche particolarmente fortunati, potete vedere assolutamente con facilità qualche balenottera che passa. Gli stessi animali torneranno poi a sud verso la fine d'agosto e fino alla fine di ottobre. E questo è un ciclo che ormai si è visto che si è ripetuto, si ripete da sempre. In circa 30 anni in cui vengono fatte queste ricerche si è visto che questa cosa è praticamente fissa. Quindi questi animali così grandi sono presenti anche da noi e possono essere visti anche con una certa facilità. Grazie Luca. Come mi hai detto, avresti potuto parlare tra i 5 minuti e i 5 ore, perché so la tua passione per questo gruppo animale. Però a questo punto, a parte insomma, le domande che mi verrebbero da fare anche a me, insomma, è bellissima quella cosa delle popolazioni che sono così disgiunte negli oceani di balene, da quello che so che poi hanno anche dei dialetti diversi, no? Si formano delle popolazioni con dialetti persino diversi. Però poi ne parleremo magari dopo. Però dato che stai qua, non possiamo non parlare, vedo pure lo schermo che hai, diciamo lo sfondo che hai, non possiamo non parlare di tartarughe. Quindi ti chiederei anche una piccola excursus sui movimenti delle tartarughe negli oceani.
Sì, sarò un po' più breve perché sennò finiamo ampiamente fuori bersaglio. Le tartarughe sono una cosa un po' particolare. Loro vengono marcate con degli anellini, un po' come gli uccelli, in realtà si applica una targhetta sulla pinna, e recentemente sono stati utilizzati, vengono utilizzate anche dei trasmittenti satellitari. Sono molto leggeri, quindi non provocano nessun problema all'animale e permettono di seguirle per 6 mesi, un anno al massimo, poi finiscono le batterie e quindi finisce la storia. Qualche volta vengono recuperate. Ma sono proprio delle migratrici le tartarughe? Beh, non sono proprio delle migratrici, però sono delle viaggiatrici incredibili. Qui vedete due case, abbiamo riportato una per l'Oceano Pacifico e alcuni per l'Oceano Atlantico, in cui alcuni animali riescono, questa a sinistra è una tartaruga liuto, che fa queste traversate, attraversa tranquillamente tutto l'oceano, dalle coste della California fino all'Indonesia, a Papua. Sulla destra, invece, anche qui, anche queste sono delle tartarughe liuto, però vedete che hanno un comportamento completamente diverso. Lì ogni linea è una tartaruga diversa, e quindi vedete che mentre alcune non si allontanano più di tanto dalla costa o restano addirittura proprio nella stessa zona, alcune fanno degli spostamenti così lunghi. Perché fanno questi spostamenti? Non sono spostamenti ciclici come quelli che abbiamo visto per le balenottere o per gli uccelli o addirittura per le farfalle. Sono probabilmente degli spostamenti dovuti al fatto che seguono le fonti alimentari, quindi seguono il pesce o seguono le correnti in qualche maniera. Se andiamo ancora avanti, vediamo un caso invece, alcuni casi del Mediterraneo, anche qui vedete, queste sono invece sono esemplari di Caretta Caretta, la tartaruga comune, che sono tutte quante sono state tracciate con le radio. E vedete che mentre abbiamo degli individui che passano addirittura dalla Tunisia, arrivano fino al Libano, ce ne sono altri che restano praticamente quasi stanziali nella stessa zona. Quindi non sono dei migratori nel vero senso della parola, ovvero non hanno una stagionalità, non hanno un'andata e ritorno. Quello che è però sicuro è che le femmine tornano quasi sempre, quando possibile, a riprodursi sulla spiaggia, sulla stessa spiaggia e probabilmente sulla stessa spiaggia in cui sono nate. Siccome questi animali non si riproducono prima dei 20-25 anni di età, le povere tartarughe rischiano spesso di arrivare su spiagge che quando loro sono nate erano spiagge libere e adesso invece sono occupate da ombrelloni, resort o peggio, oppure non ci sono proprio più perché le condizioni di erosione costiera o innalzamento del mare a causa dei cambiamenti climatici ne ha ridotto la disponibilità. E questo è un grosso problema di cui bisogna tener conto quando si fa anche la tutela del paesaggio e delle coste. Grazie Luca, magari se riusciamo a tornarci dopo. Ultimamente abbiamo avuto però molte nidificazioni di tartarughe in Italia, mi sembra, sempre più a nord. Potrebbe essere causato diciamo, dal cambiamento climatico, dai mari più caldi, Ma o sono. sicuramente c'è stato uno spostamento verso il nord. Se immaginate che fino a 15-20 anni fa l'unico posto dove nidificavano le tartarughe in Italia era Lampedusa, torniamo a Lampedusa, si vede che ci sono condizioni molto particolari e adesso sono arrivate addirittura all'isola d'Elba. Ci sono addirittura delle nidificazioni in Spagna, ma probabilmente quelle sono popolazioni atlantiche. Sicuramente qualcosa è cambiato. Che cosa è cambiato? Sicuramente la temperatura dell'acqua. Più è caldo e più loro riescono a nidificare o a trovare un posto dove nidificare. Quindi, siccome il Mediterraneo si sta tropicalizzando, cioè sta diventando un mare tropicale, questi animali trovano più spazio per andare a nidificare. Da un punto di vista, questo è bello perché abbiamo un aumento dei siti di nidificazione, dall'altro un po' meno perché vuol dire che c'è qualche bilancio che sta saltando. L'altra cosa, un altro motivo per cui loro stanno probabilmente anche aumentando nel Mediterraneo, qual è? È quello che è aumentata la loro fonte alimentare. E allora tutti diranno: ah, che bello! Peccato che questi animali mangino le meduse. E Infatti. quindi vuol dire che il Mediterraneo si è riempito di meduse. Questo Grazie. sono i due lati di una medaglia. Grazie Luca. E adesso passiamo velocemente a uno dei grandi misteri, diciamo, della natura. E magari qua posso pure accennarlo io al volo, perché diciamo questa è una fotografia scattata da me, ma non tanto perché è scattata da me, perché è uno dei nostri luoghi del cuore degli ultimi tempi, un piccolo fosso vicino alla Magliana,
stretto tra palazzi e ferrovia, e in questo fosso dove eravamo andati per, diciamo, cercare una libellula tutelata da una direttiva europea, abbiamo trovato tanti animali particolari e anche questo che è ritratto in questa fotografia con un'anguilla. Uno potrebbe dire, vabbè, che cosa ha di particolare un'anguilla in un fosso della Magliana? È che questa anguilla, come tutte le anguille, è nata in un posto molto lontano, in particolare nel Mar dei Sargassi. Quindi immaginate verso il Golfo del Messico, mare completamente, insomma, diciamo, lontano dal Mediterraneo, dalle nostre coste. Lì nascono tutte le anguille che poi partiranno per un viaggio verso i nostri lidi, i nostri fiumi, i nostri canali, e spinte anche grazie alla corrente del Golfo che le spinge quando loro sono piccolissime, e risalgono i nostri fiumi e fino ad arrivare anche persino a fossi che stanno dentro il grande raccordo anulare, e per poi accrescersi e poi quando è il momento di riprodursi ripartiranno per ritornare proprio nel Mar dei Sargassi. Quindi, un piccolo accenno a questo animale veramente straordinario, a questa migrazione, forse una delle più straordinarie del mondo naturale, lo volevamo fare. E a questo punto lascerei la parola a Luigi Dell'Anna che ci racconta invece un piccolo passaggio ulteriore, un collegamento tra le migrazioni animali e la vita dell'uomo. Vai Luigi. Sì, salve a tutti. Vi parlo delle migrazioni o degli spostamenti dei caribù, chiamati o delle renne nell'Europa del settentrionale, caribù in Nord America. Vi parlo per due motivi: per gli aspetti naturalistici, molto molto particolari, in quanto le renne si spostano, sono gli animali terrestri, mammiferi terrestri, che fanno la migrazione più lunga nell'arco di un paio di stagioni, circa tra i 3 e i 5.000 km, perché si spostano? Inseguono il loro cibo praticamente. Man mano che avviene lo scioglimento delle nevi, vanno sempre più a nord per seguire i terreni che si ricoprono di piccole piante, ma soprattutto dei famosi licheni di cui si sa che si nutrono principalmente. E questo è un motivo, ma voglio spostare l'attenzione, soprattutto richiamare la vostra attenzione, soprattutto sulla relazione che questi animali hanno stabilito in migliaia di anni, o meglio che le relazioni si sono stabilite tra gli umani, e principalmente i popoli Sami, e le renne o caribù. Che cosa succede? Succede che in tutto questo viaggio, di cui sono le renne, animali selvatici, non addomesticati, che decidono partenza, direzione, rotta, tempi di sosta, tempi di ritorno. In tutto questo ci sono delle famiglie di Sami che ne catturano qualcuno, ne domesticano qualcuno, quindi ricordiamo questa cosa, non sono branchi addomesticati, sono branchi selvatici seguiti dalla popolazione umana, che li segue perché a sua volta considera le renne cibo, risorsa, ne preleva qualcuna sotto forma di caccia, per il latte, per la pelle. E quindi c'è questa bellissima reazione, questa forma antichissima, tra l'altro, di connubio tra vita nomade animale, vita nomade umana, scusate, e vita e migrazione dei grandi animali. Mentre per migliaia di anni, appunto, avveniva e è avvenuta questa forma particolarissima di reazione tra risorsa trofica e comportamento umano, se vogliamo, nello stesso migliaia di anni fa, in altri punti della Terra è avvenuto, ha cominciato la domesticazione degli animali, che non hanno sempre avuto la stessa forma con cui conosciamo gli allevamenti odierni, cioè stanziali, soprattutto in alcune particolari parti del globo dove le condizioni ambientali non determinano un pascolo molto ricco. Anche se con mandrie domestiche, pecore, ovini o bovini, gli uomini che le hanno addomesticate sono invece essi nomadi e portano le greggi che hanno uno scarsissimo istinto a
a muoversi all'inseguimento dei pascoli più belli, più fertili. È il caso per esempio dei Masai in Africa o è il caso dei Mongoli nelle steppe appunto della, tra Russia e Cina. Quindi ricordiamo questo secondo passaggio, uomini nomadi, tribù cacciatrici principalmente, che con la domesticazione continuano a muoversi portando le greggi con sé. Un altro passaggio, un passaggio che è più moderno se vogliamo, ma nello stesso tempo ha origini antichissime, è quello della pastorizia transumante. Avviene in tutto il bacino del Mediterraneo, non è soltanto in Italia, ed è un fenomeno che ha tantissime sfaccettature, un fenomeno culturale, un fenomeno economico, un fenomeno sociale. La transumanza che cos'è in poche parole? È anche qui una piccola migrazione dalle pianure costiere ai pascoli appenninici principalmente, ad esempio tra la Puglia e l'Abruzzo, o tra la Maremma e l'Appennino tosco-emiliano, che anch'esso origini antichissime. Sappiamo che se ne parla anche di etruschi transumanti, la transumanza degli etruschi, ed ha un valore oltre che economico, ma culturale e paesaggistico talmente elevato che nel 2018 l'UNESCO ha considerato la transumanza come patrimonio mondiale immateriale dell'umanità. Un altro aspetto però della transumanza di cui voglio richiamare l'attenzione è il fatto che questo uso dei pascoli, soprattutto quelli in quota, in maniera non intensiva, proprio perché avviene in genere lungo questi percorsi che si chiamano tratturi e che sono oramai ben consolidati nel paesaggio, nella cultura locale di tante comunità. Lo sfruttamento non intensivo dei pascoli in quota, che sono di per sé anche molto delicati e che contengono e sono costituiti da associazioni di vegetazione particolarissima, tanto che sono spesso tutelati dalle direttive comunitarie, fa sì che l'attività di pascolo stesso sia un elemento di conservazione di questi pascoli. Cercherò di essere ancora più breve, visto che il tempo stringe, e voglio soltanto richiamare su questo aspetto, cioè di come un fenomeno così antico come la migrazione, un fenomeno biologico così antico, dimostra anche in questo caso il suo successo, tanto che l'uomo continua ad usarlo per le proprie attività economiche. Grazie Luigi, bellissimo il collegamento tra le migrazioni dei mammiferi, dei selvatici, che vengono poi alla fine copiate dall'uomo. Esatto. Con questa, diciamo, queste migrazioni artificiali in un certo senso. E concludiamo qui la chiacchierata, aprendo un po' lo spazio alle domande, con solo, diciamo, un ultimo richiamo al titolo della giornata mondiale degli uccelli in migrazione, che era appunto gli uccelli connettono il nostro mondo. In un certo senso abbiamo visto che sono tutti migratori, connettono il nostro mondo. Quindi volevamo chiudere dicendo che appunto per tutelare questi animali che compiono queste migrazioni, questi viaggi straordinari, ci vuole concordia internazionale, ci vogliono accordi internazionali, ci vuole concordia tra le nazioni, e quindi perché noi il mondo, l'uomo lo vede così, ma gli uccelli, gli animali migratori lo vedono così, senza confini. E chiudiamo qui la nostra così chiacchierata, ma ho visto che ci sono parecchie domande, adesso proviamo stacco un attimo il video, torniamo a vedere le nostre facce e ho subito una domanda per Emanuela Peria, che ci ha raccontato delle farfalle. La domanda arriva da Natascia Bisogni e ci chiede quanto vivono le farfalle per percorrere così tanti chilometri. Allora, mi sentite? Sì.
Allora, diciamo che ciascuna farfalla è una specie a sé stante e quindi ciascuna ha il proprio ciclo biologico e quindi ha una durata di vita differente. Io faccio sempre questo esempio, ci sono alcune farfalle notturne che allo stadio adulto vivono pochissimo, un paio di giorni, pochissimo tempo, perché non hanno la capacità di alimentarsi. Se facciamo invece, ci riferiamo alle farfalle che abbiamo visto oggi, possiamo dire che l'adulto della Vanessa Atalanta può vivere fino a poco meno di un anno, 10-11 mesi, mentre l'intero ciclo biologico della Vanessa Del Cardo diciamo si compie all'incirca in un anno, partendo dall'uovo e arrivando allo stadio adulto. E, diciamo, è anche diciamo, difficile in natura che un insetto riesca, diciamo, a compiere tutto quanto il suo ciclo vitale senza essere predato. Ecco, normalmente si hanno delle stime, ecco. Grazie comunque a Natascia. E c'è un'altra domanda che tra l'altro mi era venuta proprio in mente anche a me mentre parlava Luca delle tartarughe, e Carla ci dice a Luca: cosa mi dici della foca monaca? La foca monaca è una specie un po' particolare, sapete che l'unica popolazione mondiale è rimasta nel Mediterraneo, ma è rimasta in numeri veramente molto bassi. In realtà ce n'è anche un altro gruppo che sta subito fuori del Mediterraneo, tra le isole Azzorre e le coste del Marocco, del Nord Africa. Non è una specie migratrice, assolutamente. È una specie che, se fosse per lei, resterebbe tutto il giorno in panciolle sulla spiaggia a mangiare il pesce e a prendere il sole. Purtroppo, per il discorso che vi facevo prima delle spiagge, le spiagge da noi stanno sparendo e di conseguenza anche le foche. Tanto le foche avevano questo viziaccio, tra virgolette, ovviamente, di andare a mangiare il pesce dentro le reti dei pescatori, attirandosi la loro ira, e quindi i pescatori le hanno letteralmente fucilate. È notizia di recente che ci sono degli avvistamenti anche in posti strani, no? Ce n'è stato uno nel Golfo di Napoli. Un problema con la connessione di Luca. A Roma. È stata vista questa foca che girava lì. Io non so se c'è ancora la linea. Sì. Non vorrei punto... che fosse sempre la stessa povera foca che sta girando per il Mediterraneo in cerca di un marito. A questo punto approfitterei della presenza del nostro direttore della... se vuole intervenire a dirci qualcosa che magari è stato di suo particolare interesse, o diciamo fare una domanda insidiosa a questi colleghi. No, niente domande insidiose, le domande le fa il pubblico, grazie innanzitutto per il collegamento. Sono importanti le domande del pubblico, non certo le mie. Ho visto che c'è anche una domanda che non entra nel merito delle migrazioni, ma in generale delle dirette che organizziamo. Un amico che ci contatta, vediamo chi è, Marcello De Meo, ci chiede quali saranno i temi delle prossime conversazioni in diretta. Non le conosco tutte, non so se qualcuno le conosce può rispondere. Io posso solo dire che sabato prossimo di pomeriggio alle 5 ne farò io una che non ha in realtà un tema, è la seconda puntata di una che ho già fatto, una passeggiata in giro per il Lazio a scoprire quello che quasi casualmente incontreremo passeggiando di qua e di là. Quindi sarà una proiezione di diapositive, e ciascuna di queste ci darà l'opportunità di toglierci qualche curiosità, di raccontare qualcosa e comunque di vedere belle immagini della biodiversità della nostra regione. Non so se però qualcuno conosce bene gli altri temi e potrà dirgli, potrà rispondere non solo a Marcello ma anche agli altri su cosa ci sarà prima di sabato, perché ci saranno sicuramente altre conversazioni prima. Sì, prima diciamo di passare appunto a quello che succederà giovedì,
Non so se ci sono altre domande, però a me me ne viene una, diciamo, vorrei mettere così all'angolo Stefano San Rocco, perché forse una cosa non è stata detta, volevo sapere un po' come vengono studiate queste rotte degli uccelli migratori, per agganciarsi anche appunto all'evento per le scuole che ci sarà domani dal Parco Riviera d'Ulisse. Credo problema complicatissimo. Sicuramente c'è, cioè, quello che si faceva una volta e quello che si fa ancora adesso è di mettere un anello, cioè inanellare gli uccelli con un anello che non pesa nulla, sia per un piccolo passeriforme da 10-15 grammi e sia per ovviamente un animale di maggiore dimensione. Quello è un primo modo per studiare le loro migrazioni. Certo, c'è un problema, bisogna ricatturarli per sapere. E sui piccoli uccelli ovviamente la mortalità è molto elevata e non sempre è facile ricatturarli. Stiamo parlando ovviamente di centinaia di migliaia di individui. Adesso, da un po' di tempo, anzi sono diversi anni, c'è la possibilità di mettere queste trasmittenti sia satellitari. Queste trasmittenti satellitari una volta pesavano tantissimo, adesso non pesano quasi più, cioè pesano anche fino a un grammo, cioè significa che mentre una vita, raccontava un ricercatore che una volta sugli uccelli si vedeva circa l'1% della loro vita, adesso col trasmettitore satellitare da un grammo, con ovviamente una batteria a pannelli solari, pensate voi, si può vedere l'intero ciclo della vita. È proprio di questi giorni che è stato rintracciato in Spagna un nebbio bruno, mi sembra, Stefano, che è stato inanellato appena nato qui nell'oasi di Castel di Guido, nella riserva statale Litorale Lormano, è stato rintracciato dopo 2 anni, di cui non si aveva più traccia, in Spagna, quindi era andato, diciamo, nell'Africa centrale, è rimasto lì un paio d'anni e adesso sta tornando verso, diciamo, il suo luogo di nascita, è stato proprio rintracciato in questi giorni in Spagna, quindi un viaggio anche questo abbastanza straordinario. Sì, e mi suggerivano tra l'altro in diretta su Facebook Alessia Colle, che diceva sì, ma gli anelli si possono, non bisogna soltanto catturare l'animale e leggerli, si possono anche osservare con il cannocchiale, è vero, sui grandi uccelli, i fenicotteri, le oche, insomma, si possono anche osservare con il cannocchiale i numeri, quindi anche questo è un modo. Quindi diciamo, vogliamo, così qualcuno di voi vuole dire una parola a proposito proprio della partecipazione di singoli cittadini nella ricerca in questo campo, forse sia per gli uccelli, ma anche penso, immagino, ai cetacei, no Luca? L'importanza delle informazioni che possono arrivare non solo dagli studiosi, ma anche dai cittadini, no? Che dici? Sì, ci sono anche qui delle operazioni di citizen science che si fanno con i cetacei. Nel Mediterraneo non ce ne sono ancora tante, però ci sono delle campagne stagionali di avvistamento che vengono fatte, per esempio, nel Mar Ligure, in cui tutti quelli che escono con la barca in un giorno purtroppo la connessione di Luca e vengono inviate tutti quanti a enti di ricerca di vari niente, non ci fa schifo proprio. Ok, che dite? Diciamo, vedo che non ci sono per ora altre domande, forse possiamo chiudere qua questa chiacchierata sulle migrazioni. Intanto ringrazio tutti i colleghi che si diciamo, avvicendano nelle varie regie di queste conversazioni, che sono Cristiano, Alessandro e Fabrizio, poi Maricetta e Greta che lavorano tantissimo sul portale di parchilazio.it e sui social, quindi fanno la promozione di tutti questi incontri. Quindi tutte le informazioni le trovate su parchilazio.it, sui social, e questa conversazione la trovate chiaramente su Facebook. E
Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, i colleghi qui, Emanuela Peria, Stefano Sarrocco, Luigi Dell'Anna e Luca Marini, e anche Vito Consoli. E, come diceva Vito, ci sono altre conversazioni, quella prossima è giovedì alle 18 sempre, e si parlerà questa volta solo di farfalle. Quindi. E, grazie a tutti, vi saluto, arrivederci. Arrivederci.